Buongiorno amici e benvenuti a questo nuovo video targato Help Technoblog. In questo video scopriremo come inserire, ahimè, il dito medio anche su iPhone, quindi usatelo con molta prudenza. Quindi, disponibile da alcuni giorni su Android, è disponibile solo dalla giornata di ieri, quindi con l'ultimo aggiornamento di WhatsApp, scaricato il 3 settembre, sarà disponibile vedere e inviare questo carattere speciale. Quindi prima di tutto clicchiamo sul link in descrizione che vi abbiamo allegato a questo video. Vi si aprirà la nostra pagina del blog in cui abbiamo appunto linkato a una pagina Twitter, sempre del nostro profilo. Quindi ora basterà copiare la faccina che ci piace di più. Non vedrete i caratteri, ma vedrete, come in questo caso, due quadratini, appunto perché non esiste il font su altre applicazioni, ma solo su WhatsApp. Quindi salviamo, o meglio, copiamo i due quadratini che ci interessano. Quindi in questo caso copiamo i primi due. Questi quadratini dopo li dovremo copiare sulle abbreviazioni, così da associare a una certa dicitura questa faccina. Quindi andiamo su impostazioni, andiamo su generali, ora tastiera, in cui avremo appunto tutte le impostazioni della tastiera, sarà posto in basso e tra gli ultimi pulsanti. Quindi tastiera, e qua cliccheremo sul secondo pulsante, quindi abbreviazioni. Ora clicchiamo sul tasto più, quindi per aggiungere, e attenzione che sbagliano in molti. Nel primo campo dovremo incollare la faccina copiata. Nella seconda parte, quindi nella seconda riga, dovremo mettere il carattere a cui associamo questa faccina. Quindi in questo caso ne abbiamo messo D maiuscola TM. Fatto questo, basterà salvare. Quindi qua ci troveremo tutte le nostre abbreviazioni, se volete aggiungerle. Abbiamo un'altra guida per farlo e potremo eliminarlo facendo slide verso sinistra oppure andare a modificarla. Quindi questo sarà la nostra anteprima, insomma. Quindi clicchiamo su salva e ora saremo pronti. Quindi andiamo su WhatsApp e in questo caso basterà scrivere la sigla e ci apparirà appunto questa nuova faccina. Quindi scriviamo D maiuscola TM e vedrete come suggerimento ci darà proprio quello, quindi spazio. Vedrete che ci sarà il punto di domanda e un colore fin quando non lo invieremo. Quindi proviamo a inviarlo e come vedete funziona. Quindi anche su iPhone avrete il vostro dito medio. Usatelo con molta prudenza. Quindi questo video l'abbiamo fatto solo a scopo illustrativo perché i nostri utenti ce l'hanno chiesto. Non è appunto un video che di solito realizziamo. Comunque, per farvi un piacere, l'abbiamo realizzato per voi. Quindi potremmo scrivere quello che vorremmo oppure potremmo anche copiare. Tanto o clicchiamo sull'abbreviazione, quindi scriviamo l'abbreviazione, oppure basterà copiare. Quindi fatto questo potremo rispondere, diciamo, con lo stesso gesto agli utenti Android. Questo video è terminato, se ti è piaciuto aggiungi un mi piace e condividi al prossimo video, certamente con un argomento molto più interessante.